Buonasera a tutti, siamo qui in Piazza Colla di Rienzo a raccogliere le firme per il referendum sull'euro. È un appuntamento molto importante perché abbiamo bisogno di questa leva per far capire all'elite europea che in questi giorni ci governa, che con questa nuova commissione Juncker si appresta a essere l'esecutivo europeo dei prossimi 5 anni, che la popolazione non ne può più di un modello economico perverso e fallimentare che è stato adottato finora. Perché dico questo? Perché da una parte si cerca di puntare ancora più sulla globalizzazione dei mercati, questa commissione sostiene in modo molto fermo e netto la necessità del TTIP, questo trattato transatlantico di cooperazione e di commercio, che in realtà nasconde per l'Europa un appiattimento di quelle che sono chiamate le barriere non tariffarie, cioè ovvero tutti quegli status e quei diritti del consumatore che negli anni abbiamo saputo conquistare come Unione, che dovranno essere demoliti per equipararci ad uno standard più piatto da parte degli Stati Uniti e creare quindi una libera circolazione, un libero commercio totale delle merci, che in realtà bene o male già ci sarebbe. Perché, come sappiamo, le tariffe doganali sono già molto basse, si parla del 3,5-5%, non è sicuramente questo il problema, più che altro loro vogliono abbattere questi paletti perché risultano sgraditi al mondo della grande imprenditoria e delle multinazionali. Contestualmente l'euro si sta rivelando una trappola molto difficile dalla quale uscire, perché purtroppo non c'è una governance economica adeguata che consenta appunto all'Unione di governare una moneta unica, e per questo ci ritroviamo con uno strumento rigido che non è in grado in questo momento di ottemperare alle esigenze di economie molto diverse ed eterogenee come quelle dell'Eurozona. Allora, siccome l'Europa non vuole andare avanti, siccome Juncker è espressione di quelle forze conservatrici che non vogliono analizzare nuove proposte che potrebbero garantire tutti, come gli Eurobond o come ad esempio potrebbero essere anche un'unione fiscale, per noi è arrivato il momento di chiedere alla popolazione che cosa vuole fare, qual è il suo destino, e siamo qui per informare, per ascoltare i dubbi della popolazione e per potergli rispondere. Da ultimo un breve saluto, una breve parentesi per chiudere sul discorso di mafia capitale, perché poi purtroppo questi livelli si intersecano e si intrecciano. Juncker è stato per più di 14 anni il primo ministro del Lussemburgo. Da quella sua posizione ha favorito accordi intesi ad aggirare i sistemi fiscali dell'Italia, della Francia, della Germania, e ad attirare invece le grandi multinazionali, i grandi gruppi di interesse a mettere la propria sede fiscale in Lussemburgo pagando tasse irrisorie. In questo momento sta cercando di mettere completamente da parte il dibattito sull'elusione fiscale, sull'evasione fiscale e sui paradisi fiscali, perché del resto il suo paese ha prosperato su quello, è inutile nascondersi. Doveva essere votata una commissione d'inchiesta, l'hanno trasformata in una commissione speciale cercando di insabbiare quanto più possibile le varie responsabilità. Noi come Movimento 5 Stelle eravamo a favore della commissione d'inchiesta, continueremo a combattere perché la verità venga a galla. È intollerabile che una persona con un passato così ambiguo sia in questo momento così cruciale alla guida del destino dell'Europa. E da ultimo continueremo in modo molto forte e molto vigoroso a combattere contro tutte le forme di criminalità organizzata, e in particolare per l'introduzione del reato di associazione delinquente di stampo mafioso in tutta l'Europa, per una piena e completa trasparenza contro l'evasione fiscale e ancor di più contro il riciclaggio e l'autoriciclaggio. L'Italia è indietro in alcuni campi, è avanti in altri, ma vogliamo che questa sia una battaglia europea. Altre forze come il PD non hanno sostenuto la nostra oral question, che avrebbe permesso di inchiodare comunque la Commissione alle sue responsabilità. Noi non demordiamo, in questi 4 anni e mezzo continueremo a stare col fiato sul collo, perché la legalità non è il primo punto del nostro programma, è la precondizione stessa della nostra esistenza, della battaglia del Movimento 5 Stelle, e anche lo deve essere dell'esistenza dell'Unione Europea. Continuate a seguirci.